Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un prodotto Jabra, come potete immaginare è orora arrivato, vediamo di procedere con lo spacchettamento così da farvi vedere un attimino cosa c'è all'interno di questo viva voce per auto. Come vedete il packaging è decisamente buono, completamente imbottito, quindi a prova d'urto. Questo è il prodotto in sé. Come vedete la confezione vi permette di ammirare appunto il contenuto senza aprirla. Ci sono le prime indicazioni, abbiamo una parte in cartone e una parte in plastica. Nella parte posteriore trovate poi le indicazioni di massima appunto per far funzionare il prodotto. Finestratura laterale che vi permette appunto di sopravvivere alla curiosità. Parte superiore, come potete vedere, è presente poi il classico aggancio da totem per quei sistemi dispositivi che trovate per esempio da Media World, Saturn e simili. Procediamo ora all'apertura del box. Andiamo nella parte inferiore. Alziamo la linguetta, all'interno non c'è nient'altro, procediamo quindi con la visione del prodotto. Come vedete è agganciato, quindi non rischia diciamo di volarvi in terra. Vediamo ora di capire solo da che parte ci conviene procedere. Direi questo lato va bene. Vediamo, ecco qui. Come potete vedere la molletta che cercavo di non rompere è quella in pratica che poi vi permetterà di agganciare il sistema viva voce alla vostra aletta parasole. All'interno, adesso possiamo procedere un attimo più spediti, visto che non si rischia di rompere molte altre cose, troviamo guida rapida, quindi in pratica trovate tutte le istruzioni, vediamo ora di uscire. Vedete, sono poi anche in più lingue, c'è sicuramente poi quella di vostro interesse. Nello specifico troviamo inglese, danese, francese, tedesco, russo, olandese, italiano, spagnolo, ceco, polacco, turco, romeno. Quindi insomma e tante e altre, insomma, adesso tagliamo corto. Troviamo il memo di registrare appunto il prodotto Jabra per essere sempre aggiornati. Troviamo poi veloci indicazioni praticamente sull'utilizzabilità, ovviamente anche in questo caso in più lingue, di dispositivi cablati e wireless. Garanzia, carica batterie d'auto, necessario ovviamente per utilizzare il viva voce in auto e ricaricarlo in auto, nonché cavettino USB, micro USB, ottima cosa, così da poter ricaricare tale dispositivo anche con altri carica batterie compatibili. Come vedete nella confezione non c'è altro, noi vi realizzeremo anche una galleria fotografica, renderemo ovviamente tutto disponibile sul sito web a breve, lo proveremo e cercheremo poi di trasmettere anche a voi le stesse impressioni che abbiamo avuto noi. Il prodotto si presenta davvero molto ben fatto, esteticamente parlando il pregio dei materiali già si vede. Per esempio notate la finitura cromata tutto intorno, piuttosto che per esempio i tasti lucidi, piuttosto che appunto la finitura del prodotto. Vediamo di farvela apprezzare un attimino al meglio delle nostre possibilità tecniche. È ovvio che
tra i dispositivi attualmente in commercio, sia oggettivamente, visto poi anche il fatto che è recentissimo, sia uno tra quelli che meglio si presenta in quanto appunto aggiornato, in quanto particolarmente ben curato. Sarà poi nostra premura vedere se è anche di buona qualità. L'unboxing termina così, d'altronde non c'è altro da farvi vedere. Vi rimando a presto con la galleria fotografica, la recensione e quindi la prova. Io vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e già che ci siete iscrivetevi anche ai canali social che abbiamo attivato per voi, sono presenti in una lista in fondo al video, nonché presenti poi sui profili che trovate per esempio sui canali TV. Siamo su YouTube, Dailymotion, Twitter, Facebook, mi raccomando iscrivetevi così da rimanere facilmente e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora vi saluto, ci vediamo online, a presto, da Giuseppe Ragozzino.